Il Pescara è sempre al centro del mercato. I gioielli della società biancazzurra serviranno per far cassa e poi rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Massimo Oddo in vista della prossima stagione. Partiranno sicuramente in quattro. Bjarnason, Memushai, Brugman e Melchiorri rappresentano infatti il tesoretto del Delfino. L'islandese piace all'Atalanta, che ha offerto alcuni giocatori come contropartita e che sarebbe disposta anche a versare nelle casse biancazzurre soldi contanti. Ma c'è anche il Cagliari, che vorrebbe tentare l'immediata risalita in Serie A attingendo a piene mani dalla rosa biancazzurra. Memushai piace all'Empoli e non solo. Per l'esperto albanese le sirene toscane sono più che mai suggestive, anche perché per il centrocampista quella azzurra potrebbe essere davvero l'ultima possibilità di assaporare la massima serie. Gaston Brugman interessa diverse società della Serie A, ma anche del torneo cadetto. Il Pescara chiede soprattutto soldi freschi, considerando anche la giovane età del giocatore uruguaiano. Torino, Atalanta, Empoli e Cagliari hanno messo gli occhi e da tempo sul talentuoso sudamericano, che nella passata stagione, pur giocando a sprazzi, ha fatto vedere di poter giocare bene anche nella massima serie. Una vera e propria asta in corso per Federico Melchiorri. L'attaccante originario di Macerata lascerà sicuramente l'Abruzzo. La società lo cederà al miglior offerente. In questo momento è soprattutto lotta a due fra Carpi e Cagliari. Con la società emiliana neopromossa in Serie A c'è l'accordo col giocatore, che gradisce la serie superiore, ma i sardi avrebbero offerto di più. Il Pescara chiede almeno 2 milioni e mezzo di euro. E a proposito di attaccanti, tornerà in riva all'Adriatico Ante Vukušić dopo la doppia esperienza non proprio esaltante a Losanna e al Beveren. Sul fronte arrivi si punta sul giuliese Jacopo Dezi, a metà fra Crotone e Napoli. Per l'attacco piacciono Ardemagni, Corvia e Cocco. Per il centrocampo, occhi puntati sul giocatore del Chievo, Lazarević.